Tanto veramente, mi sembra quasi di essere l'anno scorso, più o meno in questo periodo dell'anno a Kharkiv contro lo Shakhtar, e l'emozione è quella. Forse oggi c'è un po' meno scalpore magari per questo nostro raggiungimento, e perché magari di noi c'è più consapevolezza, quindi questo vuol dire sicuramente che siamo cresciuti e abbiamo fatto una grande partita da squadra vera, abbiamo difeso benissimo, abbiamo tutto benissimo, e poi quando c'è stata l'occasione li abbiamo puniti. Siamo estremamente felici perché non era assolutamente scontato, un gruppo molto difficile per comunque Ajax e Liverpool. Abbiamo fatto dei risultati incredibili e ci meritiamo assolutamente questo passaggio e siamo super felici. Pierluigi, hai detto, abbiamo avuto l'occasione e l'abbiamo sfruttata, prima però l'hanno avuta loro e tu gli hai detto di no. Vabbè dai, giusto così, sono molto felice, sono felice di essere tornato, mi mancava molto il campo, mi sono spaccato il culo in palestra tutti questi mesi e non avevo dubbi sul mio rientro e di come sarei rientrato, perché gli infortuni fanno parte del gioco e mentalmente non mi ha spostato di niente questi infortuni, quindi sono felice di essere tornato e spero di poter giocare con continuità in modo da ritrovare anche la forma migliore, anche se non sto male, dai. Pierluigi, senza pubblico si sente un po' tutto. Si è sentito un Pierluigi Gollini dare la carica ai suoi uomini? Quello è anche il mio compito, no? Comunque è molto importante anche il mio approccio che ho con la squadra, oltre chiaramente alle parate, alle uscite, tutte queste cose qua, anche soprattutto quando magari siamo senza pubblico manca un po' di adrenalina, è diverso chiaramente, quindi dare una mano e tenere sui miei compagni è una cosa importante, mi fa piacere farlo e mi aiuta anche a me per caricarmi, per stare concentrato.